Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo con un canto il Santo Spirito. La nostra mente e colma di te il nostro cuore, apri d'amore i nostri occhi e sii per noi luce del sole. Come i discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, ti apriamo il nostro cuore e poniamo dinanzi a te tutte le persone che vivono in una condizione di solitudine, di abbandono, di difficoltà. In particolare ti preghiamo per tutti i bambini e gli adolescenti in questa condizione. Ti confidiamo inoltre, o Gesù, le nostre più intime e personali preoccupazioni. Secondo l'esempio che tu desti sulla strada ai tuoi discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, leggiamo e meditiamo anche noi la tua parola di oggi, martedì 27 aprile 2021. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti 22-30. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Giustamente, le persone che vivevano attorno a Gesù, nella sua epoca, che lo vedevano, che lo conoscevano, vedevano l'ennesimo Messias, l'ennesimo Messia, che veniva indicato dai suoi seguaci come tale, e però non c'erano dei segni eclatanti che potessero mostrare inequivocabilmente che si trattava del Messia, o almeno non c'erano segni inequivocabili, se per segni inequivocabili intendiamo ciò che molti si aspettavano, probabilmente anche lo stesso Giuda Iscariota, ossia un capo politico e militare, un uomo forte nel senso più deteriore del termine, nel senso più materiale del termine. È vero, sì, questo Yeshua di Nazareth, questo Gesù di Nazareth, compiva miracoli, liberava persone indemoniate, faceva camminare gli storpi, tutto vero, ok, però erano questi segni che anche altri erano in grado di operare. Lo erano in grado, per esempio, gli stessi suoi discepoli mandati a due a portare la sua parola, mandati da lui stesso, e a dirla tutta, figure di guaritori ci sono sempre state in tutte le religioni, e ancora oggi ci sono pratiche di guarigione. Lo Spirito Santo agisce dappertutto. Noi sappiamo che Gesù Cristo è la vera via, la vera vita, la vera verità, scusando il gioco di parole, e sappiamo che lo Spirito Santo è una parte della Santissima Trinità, ma tutte le creature umane sono creature di Dio. E lo Spirito Santo agisce in tutti, soffia dove vuole. E allora i semplici gesti eclatanti, i semplici miracoli, non bastavano. E glielo chiedono: ma sei tu allora il Cristo? Diccelo apertamente, fino a quando ci terrai dell'incertezza? E molti in realtà la risposta già l'avevano, molti pensavano che Gesù Cristo fosse soltanto quello che noi chiamiamo il Cristo, questo Yeshua, Gesù di Nazareth. Molti pensavano che fosse soltanto un impostore, per cui molti di costoro aspettavano che gli dicesse: sì, sono io il Cristo di Dio, il Cristo, l'unto del Signore, per poterlo accusare di bestemmia. Gesù dice: io ve l'ho detto e voi non credete, io le opere che compio non le compio da me, o meglio, le compio io, ma nel nome del Padre. E sono queste opere, per quanto umili, non di grande condottiero, non di grande generale, non di grande sovrano, sono queste opere umili che parlano di me. Sì, sicuramente anche i miracoli, quelli più entusiasmanti, quelli che vanno contro le regole della natura, della fisica, ma soprattutto le opere di conversione, il miracolo della conversione, indotta in un sacco di peccatori, in una veramente grande quantità di peccatori. Ecco, sono opere umili, sono opere umili. Il servizio alla parola di Dio lo può fare chiunque, lavare i piedi al prossimo lo può fare chiunque, porgere la guancia agli altri da un punto di vista teorico lo può fare chiunque, da un punto di vista pratico bisogna combattere contro il proprio orgoglio,
Ecco quindi che le opere di Dio sono opere fatte nel nome di Dio Padre, le opere di Gesù, ma sono opere che possono risultare anche piccole agli occhi della mentalità umana, ma sono immensamente grandi agli occhi di Dio Padre, che è creatore e che è amore. La strage che può compiere un soldato, un generale, l'uccisione che può portare, la morte che può portare un generale a decine di migliaia di persone, sono niente per grandezza rispetto al salvare una vita umana, all'aiutare qualcuno a sopravvivere e a vivere dignitosamente agli occhi di Dio, perché Dio non ci ha creati per uccidere, ci ha creati perché è il Dio della vita e ci vuole vivi, ci vuole felici, ci vuole vivi per sempre. Tuttavia, puoi capire che Gesù è il Cristo di Dio se appartieni alle sue pecore, potremmo dire se appartieni al suo club. Se tu nel cuore hai quell'anelito, quella spinta all'amore di Dio, allora puoi riconoscere in Gesù il Cristo, nel senso che puoi riconoscere nel significato di adorare Gesù Cristo. Non solo riconoscere nel senso di vedere che quello è effettivamente il Salvatore, ma una volta visto che quello è il Salvatore, puoi decidere di riconoscerlo come tale anche nella tua vita, di assumerlo come tale, di sceglierlo come tua guida. Ma se non appartieni al club di Gesù, se non hai questo anelito a riconoscere Gesù Signore della tua vita, ad assumere Gesù come Signore della tua vita, allora se anche tu vedi in Gesù il Figlio di Dio, questa cosa non ti interessa. Non si tratta solo di riconoscerlo come Figlio di Dio, se anche tu lo riconosci come Figlio di Dio, ma la tua scelta non è un'obbedienza a Dio, un ascolto di Dio, ma un ascolto di Satana, del divisore, del nemico. E allora, ecco, anche se tu sai che Gesù è il Figlio di Dio, non puoi assumerlo come Signore della tua vita, perché il principe di questo mondo, il principe della ricchezza, della lussuria, della violenza, della vanagloria, dell'orgoglio, domina il nostro cuore, ma domina il nostro cuore perché vogliamo che il nostro cuore sia da esso, da egli dominato. Signore Gesù, infondi nel nostro cuore, attraverso il tuo Spirito Santo, il desiderio di amarti e di seguirti. Fa che ti riconosciamo come Figlio di Dio e che ti riconosciamo, nel senso che ti assumiamo come Signore della nostra vita. Contempliamo te, o Signore Gesù, e le tue meravigliose opere. Preghiamo con le parole che tu, o Gesù, ci hai insegnate.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Gesù, grati a te perché ci hai detto che sei con noi ogni giorno sino alla fine dei tempi, ti chiediamo di farci capaci di annunciare presso tutti i popoli e presso tutte le persone che incontriamo nel cammino della nostra vita la buona notizia della tua venuta. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.